Sì, ciao Paolo, oggi una prestazione importante da parte della squadra, una vittoria importantissima per la classifica. Sì, siamo molto contenti di questa vittoria, abbiamo lavorato bene durante la settimana e eravamo sicuri che oggi non sbagliavamo. Così è andata e questo deve essere il nostro punto di partenza. Sì, allora, scusa, sei in diretta per Tifo Grifo Web Radio Figurassi, Agenzia Stampa Italia. E volevo chiederti, bella prestazione, tre punti importanti per il morale, per la classifica e, come detto prima, soprattutto anche in previsione della partita di domenica di cui si aspetta un derby. Sì, sicuramente siamo molto felici di questa vittoria, abbiamo lavorato bene in settimana e questi punti sono molto importanti, che diciamo questo sarà il nostro punto di partenza, che andiamo a affrontare il derby nella miglior maniera possibile, quindi dobbiamo solo lavorare bene in settimana per fare molto bene. Hai risistemato un po' il centrocampo, il tuo ingresso è stato decisivo oggi per ristabilire, come ha detto anche il mister ad altri colleghi, per ristabilire quegli equilibri che erano mancati nelle prime partite. Ma sicuramente sono venuto qua e mi sono messo subito a disposizione del gruppo e del mister e cerco di portare la mia esperienza e dare una mano a questo gruppo, però nel senso sono arrivato qua e ho visto subito un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare e fino ad ora le prestazioni c'erano state e poi nel calcio delle volte ci sono degli episodi che ti condannano e niente, sono contento di aver dato una mano al Perugia e a questo gruppo che si merita di fare un campionato importante. Senti, per quanto riguarda la tua prestazione sei stato uno dei migliori in campo, tu puoi giocare sia da mezzala che da centrocampista, diciamo. In questo momento non ho preferenze, mi metto a disposizione del mister e della squadra e cerco di portare, ripeto, la mia esperienza e dare una mano sotto tutti i punti di vista. Oggi avete creato molte occasioni da gol, alcune purtroppo non sfruttate per i motivi, diciamo. L'importante era crearle, perché il problema sarebbe stato se non avessimo creato niente, quindi dobbiamo partire da queste basi, perché quando crei le occasioni poi le partite le vinci. Ecco, 12° uomo in campo, questo pubblico fenomenale che viene citato dal primo fino all'ultimo minuto. Ma i tifosi sono stati bellissimi e ci hanno sempre incoraggiato da quando siamo entrati in campo dal riscaldamento e noi e loro dobbiamo essere tutt'uno, perché dobbiamo compattarci tutti per fare un campionato importante, perché questa è una squadra che ha fatto un campionato importante fino a pochi mesi fa e questa posizione classifica non è da Perugia. Ultima domanda, domenica c'è il derby, appunto, come ti hanno già riferito, una partita importantissima. Qui in Umbria contro una squadra, Tiana, che oggi ha vinto a Parma, quindi sarà una partita molto sentita dalle tifoserie, ma anche in campo sarà importante, no, l'approccio. Un derby è sempre una partita diversa dalle altre, e noi dobbiamo pensare solo a lavorare bene durante la settimana come abbiamo fatto questa settimana e andare in campo con questa voglia, determinazione e metterci a disposizione e i risultati arrivano, quindi dobbiamo solo lavorare bene e forte. Senti, un Perugia da due volti, il primo tempo più contratti, più timorosi, forse più paurosi, poi è venuto il gol, sicuramente è stato positivo perché vi ha permesso un attimino di liberarvi, di sbloccarvi e anche di condurre una gara fino al termine, anche se gli ultimi minuti sono stati un pochino particolari. Secondo me non siamo stati contratti, anzi siamo andati a viso aperto a prenderli, molto alti, aggressivi, abbiamo recuperato palla e abbiamo creato azioni. Quindi è normale che gli ultimi 10 minuti ti abbassi, perché quando sei in una situazione di classifica viene sempre la paura e questo dobbiamo migliorarlo. Però, ripeto, oggi abbiamo fatto una prestazione importante perché dovevamo portare a casa 3 punti e basta.